Il funzionamento del nostro sistema democratico messo sotto attacco dalla guerra ibrida russa, il quadro di alleanze internazionali dell'Italia e dell'Europa è fortemente impattato dalla guerra scatenata contro l'Ucraina e le democrazie europee stanno subendo il tentativo russo di influenzarne le opinioni pubbliche in chiave antidemocratica, antieuropea e antiamericana. Di questo scrive e discute Marta Ottaviani, giornalista e scrittrice, autrice di Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker. Quello che noi abbiamo sottovalutato davvero per troppo tempo è che c'è una, oltre alla guerra convenzionale che stiamo vedendo in Ucraina, c'è una guerra di tipo non lineare che la Russia implementa da oltre 20 anni e davanti alla quale noi ci siamo fatti vedere pesantemente inadeguati. E a che punto siamo adesso? Io credo che in Italia si stia lentamente prendendo coscienza del fatto che questa guerra non lineare esiste, non si è ancora però in possesso delle armi, degli anticorpi per combattere quello che è un vero e proprio virus che attacca la nostra democrazia. Dell'orizzonte europeo del nostro paese, del nostro lavoro e delle sue tutele in ambito europeo si occupa invece da anni con competenza Marco Cilento, sindacalista della Confederazione Europea dei Sindacati e autore di Architetti di un'Europa del Lavoro, 6 proposte per il sindacalismo europeo a 30 anni dal Trattato di Maastricht. Per me esiste un concetto fondamentale del perché bisogna stare in Europa, perché l'Europa unita, l'Unione Europea, è un progetto di costruzione di pace che ha avuto successo perché, se guardiamo alle sfide a cui è sottoposto il mondo in questo momento, l'Unione Europea continua a essere un'isola di pace. Questa è una convenienza in sé e per chi pratica il mondo del lavoro e cerca di tutelare gli interessi di chi lavora, avere la pace vuol dire potersi concentrare su costruire le politiche sociali, il progresso, i diritti. Lì dove non c'è pace, la libertà di costruire questi percorsi di progresso sociale non stanno in piedi e quindi siamo attratti da altre cose. Quindi pace vuol dire progresso, l'Unione Europea vuol dire tanta economia, ma vuol dire anche la possibilità di ampliare i diritti dei lavoratori. Per parafrasare le parole del premier uscente Mario Draghi, io credo che davvero l'unica strada sia quella di un'Italia europeista e atlantista.